Eugenio Fascetti, la Sampdoria ha un KO clamoroso, si parla già assolutamente di problemi per Zenga, per il suo futuro. Il KO di queste dimensioni è davvero difficile da aspettarsi. Cioè, mettere già in discussione l'opera di Zenga mi sembra eccessivo. O primo, non erano convinti quando l'hanno preso, o se no lasciamolo almeno lavorare almeno un paio di mesi, tre, quattro, perché cambiare allora sarebbe sconfessare tutto. Certo è che comunque quattro gol pesano parecchio, Sì, soprattutto pesi in parecchio, quel però modo. non vedo giusto che la squadra, l'allenatore devono andare sotto la curva, chiede scusa. Scusa di cosa? Lo sanno loro di aver sbagliato e cercheranno di rimediare, ma se si accettano questi compromessi con i tifosi poi si diventa schiavi. C'è stata un po' troppa leggerezza probabilmente nell'affrontare questa partita. Probabilmente no, non credo perché Zenger è uno che calcio ha girato il mondo, quindi doveva sapere che gli slavi sono sempre pericolosi, si giocano bene al calcio. E se li affronti così, senza grinta, vai incontro a queste delusioni, perché loro al calcio sanno giocare, sono tutti tecnicamente molto preparati. Poi sono andati in vantaggio subito e il resto è stato un massacro. Si riapre per la Samp l'interrogativo Cassano, Ferrero lo ha nella testa questo nome, Zenga un po' meno, tanto per usare un eufemismo. No, non so, io non so in che condizione è Cassano, ma mi auguro che se fosse reintrodotto nella Sampdoria lo faccia ragionare, magari un po' tardi, ma lo faccia un po' ragionare perché io dico che ha buttato via un 60% di carriera, l'ha buttata via. C'è da capire poi in che condizioni sarebbe qualora la Sampdoria dovesse ingaggiarlo. Io lo so, ora sono 6 mesi che è fermo, 7 mesi. Che si sia allenato bene ho i miei dubbi. Quindi cosa potrà dare qualora dovesse Ma tornare? non so, se è convinto potrebbe dar molto, magari aspettandolo un mesetto, un mesetto e mezzo. Io mi auguro che, ripeto, che abbia capito che sono le ultime cartucce da sparare, mi auguro che le spari bene. Ecco, Balotelli invece che cosa deve capire, che cosa può capire Ma per il futuro della sua carriera? certo Cassano non ha fatto quello che ognuno di noi pensava che potesse fare. Ma una buona carriera l'ha fatta. Balotelli ancora non ha fatto il titolare da nessuna parte. È diventato un fenomeno mediatico, direi, perché tolto 3 o 4 partite, io si intravede il gran giocatore, ma ancora lo deve dimostrare. Anche a lui è la solita cosa. Si sta scorgendo che ormai i tempi cioè l'hanno chiuso perché nessuno rischia Balotelli. E il guaio e le cose che bisognerebbe cambiare è che il signorino ha il contratto fino al 2018, quindi se lo trova lavoro bene, se non trova è sistemato. Queste sono cose che non dovrebbero più fare, cioè lunghi contratti, specialmente verso certi tipi di giocatori, guadagni magari anche di più, però non così a babbo morto, diciamo. Però ecco, come si può provare a recuperare questo calciatore? È lui che si deve recuperare, provarci però. Devi trovare la squadra che paghi anche l'ingaggio, perché insomma 6 milioni di euro sono quasi 12, quindi rischi? Boh. C'è voce che Liverpool è propenso anche a pagare una parte dell'ingaggio pur di levarselo di torno. È grave a un ragazzo di 25 anni. Non c'è. Mi auguro che Zaza con la Juventus faccia un salto di qualità, ma questo è un discorso un po' che va a monte, perché ho letto non si creano più centravanti per forza, basta vedere gli allenamenti settimanali del settore giovanile, cioè un'ora dedicata ai tiri in porta per il centravanti specifica, io non le vedo più, magari si fa fare diagonali, rientrare, far da muro, creare il vuoto per il centrocampista, ma un allenamento di un'ora a calciare al volo, a calciare da fuori area. Non le vedo. E poi mancano per forza.